Il contesto di Ostia da sempre è stato diviso in due parti, c'è sempre stata l'Ostia Levante e Ostia Ponente, diciamo Ostia Vecchia, Ostia Centro e l'Ostia Nuova, e c'è sempre stata, diciamo, questa dicotomia tra fai attenzione quando vai a Ostia Nuova piuttosto che puoi stare tranquillo a Ostia Levante. Il contesto è sia sano e pericoloso allo stesso tempo. Fondamentalmente il bambino ha voglia di imparare, crescere, giocare e divertirsi. Siamo più noi adulti che magari creiamo questa differenza che fondamentalmente non c'è. La collaborazione tra la Fondazione Laureus e la nostra scuola, l'Istituto Via Giuliano da San Gallo, è iniziata già diversi anni fa. La nostra scuola insiste su un territorio molto eterogeneo, il che significa che abbiamo famiglie di diverso tipo e quindi abbiamo alunni che presentano necessità diverse. Tra questi abbiamo anche alcuni che per ragioni socio-economiche non possono permettersi un'attività sportiva. La Fondazione Laureus consente a questi bambini di fare sport, quindi molti alunni della nostra scuola hanno la possibilità di fare sport gratuitamente nel nostro istituto. Un progetto che ha portato vantaggi sicuramente ai nostri bambini, in quanto la Fondazione Laureus cerca di operare non solo sulle attività sportive, ma anche sulla crescita e la formazione degli alunni. Tramite lo sport, le competenze che cerchiamo di trasmettere ai bambini sono di tipo relazionale, di tipo emotivo, di cooperazione all'interno di una squadra. Migliorare così la relazione con l'adulto, insieme alla comprensione delle regole, qual è il significato delle regole, l'utilità delle regole, sono tutte competenze che i bambini possono riutilizzare al di fuori della scuola, nella vita di tutti i giorni. Tra le attività che sono presenti nella nostra scuola abbiamo il basket, il mini volley e il surf. Quindi la Fondazione Laureus lavora con i nostri alunni durante l'intero anno scolastico, anche durante i mesi estivi. Mi chiamo Marco Ciceroni, sono un istruttore di mini basket, sono nato e cresciuto qui a Ostia. Il mio percorso con la pallacanestro è nato a quasi 6 anni. Con la mia associazione, il Block Basketball, da tanti anni facciamo dei progetti scolastici per tutte le scuole elementari del territorio. È nata la collaborazione tra l'Istituto San Gallo e la Laureus e quindi sono 3 anni che faccio questo progetto con Laureus in maniera molto proficua. Quando i bambini hanno iniziato il percorso qui nel nostro progetto, arrivavano a difficoltà relazionali molto, molto importanti. E quindi la cosa che mi è piaciuta tantissimo è che tramite il rispetto delle regole tutti i gruppi di ogni anno sono diventati sempre più una squadra, hanno sempre lavorato sempre di più insieme. Sono arrivati come singoli e alla fine dell'anno sono andati via con qualcosa in più che li ha resi una squadra, li ha resi amici, li ha resi una squadra di basket. Poi magari il basket sarà stato solamente lo strumento che li ha resi un po' più uomini, un po' più donne, uno strumento che li ha portati a crescere. E il fulcro è stato proprio il lavoro di equip che ci ha permesso di lavorare insieme con scuola e allenatori e definire degli obiettivi. Abbiamo avuto una grandissima collaborazione sia con gli esperti dello sport ma anche con lo psicologo Gabriele Manca. La grandissima disponibilità sia degli allenatori sia dello psicologo sono stati fondamentali. Abbiamo avuto modo di confrontarci più volte, soprattutto per alcuni bambini in particolare che avevano bisogno di essere seguiti. Io e Gabriele, che è il tutor che si occupa qui su di Ostia, siamo diventati amici, ci vediamo 2 volte al mese per confrontarci sul discorso Laureus, quindi penso che sia la cosa migliore poi per progredire e far sì che
che in questo progetto abbia un sostegno sempre maggiore. Per me lo sport può cambiare la vita, in quanto è in grado di fornire una seconda possibilità a tutti. Secondo me lo sport può cambiare la vita perché ti dà gli strumenti per affrontare la vita vera di tutti i giorni. Lo sport dà la possibilità di esprimersi anche in altri settori, in altri campi. Si ha voglia di migliorare se stessi. Lo sport cambia la vita. Quest'Italia che cambia, non puoi fermarla ormai. Quest'Italia che cambia.